La striscia di Gaza, nei territori palestinesi occupati, è un fazzoletto di terra lungo 40 km e largo in media 8. Ci vivono più di 1,5 milioni di persone. È una delle aree più densamente abitate del pianeta. Da sempre al centro del conflitto israelo-palestinese, la striscia di Gaza è oggi circondata da una fascia di sicurezza, conosciuta come buffer zone, istituita dall'esercito israeliano internamente al confine palestinese. It's around whole Gaza Strip, where we have border with Israel, we have buffer zone. They take around 1 kilometer in Palestinian lands. They destroy if there is a tree or a grazing or anything. They make it desert in order to have a clear view on the border close to Gaza Strip. If anyone tried to pass this area, immediately they shoot him. Si calcola che la buffer zone abbia portato via agli agricoltori ed allevatori della striscia di Gaza il 35% del terreno coltivabile ed a pascolo, pari a circa 63 km quadrati, con conseguenze dirette sulla vita di circa 180.000 persone. Le famiglie di allevatori di Gaza soffrono inoltre le conseguenze del blocco, che dal 2007 limita o impedisce del tutto l'afflusso di una gran quantità di prodotti e che ha causato un fortissimo rialzo del prezzo dei mangimi, pari a circa il 47% per il grano e il 60% per l'orzo. احنا على احوال هذه قاعدين يعني الجزء الاكبر من الغنم بدنا نبيعه لحم مش قادرين نطعميه هاي هيك انت شايف الاكل فاضي عنده فيش اكل هذا لو عنده اكل منيح بتلاقيه وراه ما فيش اكل Soprattutto per le famiglie beduine, la cui sussistenza dipende direttamente da quella degli animali che allevano, malnutrizione e malattie sono oggi una vera emergenza. Per aiutarli a mantenere l'integrità dei greggi e quindi a sostentarsi, Oxfam Italia promuove dal 2011 un progetto finanziato dalla Commissione Europea tramite ECO, la Direzione Generale per gli Aiuti Umanitari. ECO provides assistance to victims of natural disaster and man-made conflict worldwide. In the occupied Palestinian territory, ECO works with Oxfam as a partner to help vulnerable farmers with the aim to secure and support their livestock, which is one of their main source of income, and support the communities to improve their resilience. I beneficiari del progetto di Oxfam Italia sono circa 1.100 famiglie di allevatori, selezionate in base al loro livello di dipendenza dalla vita del gregge, alla capacità di accesso ad altre fonti di sostentamento, alla composizione del nucleo familiare e molti altri fattori. Una delle principali azioni del progetto è la vaccinazione dei capi di bestiame, svolta da un'equipe di veterinari che porta assistenza in tutto il territorio della striscia. And now we vaccinate sheep for enterotoxemia against enterotoxemia. Sul campo vengono anche raccolti i dati statistici necessari a monitorare l'andamento del progetto. Il progetto prevede anche l'applicazione di spugne ormonali per incrementare la fertilità del gregge e il servizio di clinica mobile per curare i singoli capi contro le malattie più diffuse. The beginning of the project we have many diseases like lameness, like bloat, tympany, scabies was it was very
much distributed here, but now, as you see, one or two cases only. Il partner locale di Oxfam è UAC, un'organizzazione non governativa palestinese molto radicata tra gli allevatori della Striscia di Gaza. UAC gestisce una rete di centri di distribuzione attraverso cui Oxfam, periodicamente, rifornisce ai beneficiari del progetto delle quantità di mangime a loro assegnate. Purtroppo, a causa dell'occupazione israeliana e del blocco, la maggior parte delle famiglie della Striscia di Gaza è costretta a vivere attraverso gli aiuti diretti e indiretti della comunità internazionale. Il nostro progetto pertanto è molto importante perché permette di aumentare la resilienza delle famiglie e lo riteniamo un intervento necessario in questa fase di emergenza, con la speranza che quando la situazione economica e politica sarà migliorata si possa aprire veramente una fase di sviluppo per gli allevatori della Striscia di Gaza. On Gaza, the European Union has called several times for an immediate and unconditional opening of the crossing for the free movement of goods and people that will allow a speedy recovery and development of the population of Gaza that will, in a long term, reduce their dependency on aid. بعدين لون المشاريع هذه يعني بتساعدنا شويه كان اغلب الناس بعد تدور بالمره يعني كمان كله بحكي لك انت هاي الصبر لو انتم بعتوا الغنم مثلا عشان الظروف هذه طب بعد هيك ايش بدكم تسووا بعد ايش ما في وين نروح لا صنعه ولا ايش يعني في دينا ولا تعليم متعلمين لا معنا صنعه في دينا بنشتغلها ولا متعلمين ان نتوظف في حاجات حكوميه او دوائر زراعيه او اي شيء واحنا حنضل متمسكين فيها ها كمان حنورثها لاولادنا اولاد اولادنا واحنا ان شاء الله بنموت واحنا كمان بين الغنم وفي بيوت زي هذه افضل من بدون الحيطان كمان نقول للمعلومه هذه